Amici sportivi alla visione, immagini che vi giungono dall'impianto sportivo posto di Prato La Serra, 15ª giornata recupero del campionato nazionale Under 16 riservato alle società di Serie A e Serie B. Si affrontano sul rettangolo di gioco Avellino e Pescara. Passiamo subito alla lettura delle distinte, partiamo dall'Avellino, padrone di casa che schiera Pizzella tra i pali numero 1, 2 Gargaro, 3 Cimmino, 4 Sagna, 5 Pastina, 6 Corcione, 7 Paudice, 8 Farinelli, 9 Coiro, 10 Garofalo, 11 Stranese. In panchina Pone, Noviello, Caputo, Pacilli, Calise, Caso, Sabatino, Ferraro e La Monica. Il team biancoverde allenato da Dario Rocco. Il Pescara risponde con Cozzella tra i pali numero 1, 2 Marini, 3 Gioffre, 4 Bregasi, 5 D'Angelo, 6 Paolilli, 7 Afri, 8 Palmucci, 9 Festa, 10 Napoletano, 11 Bratelli. In panchina Di Lario, Mennillo, Malandra, Di Nicola, Picozzi, De Luca e Di Stefano. Allenatore il signor Pierluigi Iervese. Dirige il match il signor Arena di Torre del Greco, coadiuvato dai signori Passero e De Rosa, entrambi appartenenti alla sezione di Salerno. Questa partita si sarebbe dovuta disputare lo scorso 15 gennaio, ma la neve ha fatto rinviare il tutto a quest'oggi. Tutto pronto per l'inizio del match, sarà il Pescara a dare il là alle ostilità. Calcio d'inizio battuto in maniera indebita. Si può giocare ora. C'è un rimpallo che per poco non favorisce già un calciatore dell'Avellino, l'uscita di Cozzella ad allontanare il pericolo. Insiste il Pescara. Ecco Coiro. Avanza Coiro, appoggio sulla destra per Paudice, la conclusione di Paudice sul primo palo, si distende Cozzella e fa suo il pallone. Il match è iniziato da un minuto circa, 0-0 tra Avellino e Pescara. Fuori gioco di rientro da parte di un calciatore del Pescara, si è alzata inesorabile la bandierina dell'assistente di destra del signor Arena. Ecco l'Avellino che imposta con Pastina. Palla allontanata in avanti. L'intervento di Garofalo sul numero 2 Marini. Calcio di punizione per l'Avellino. Per il Pescara, chiedo scusa. Palla sulla tre quarti, salta Afri che resta dolorante, si tocca la pianta del piede destro, il calciatore di colore pescarese che si rimette in moto, intanto c'è l'intervento di Pastina per la rimessa laterale in favore degli abruzzesi. Match iniziato da un minuto, 0-0 qui a Prato La Serra. Giro palla pescarese, Paolilli. Il tocco di Bregasi, la sfera è preda degli avellinesi, Sagna, Gioffre per il Pescara, palla per Napoletano, viene circondato Napoletano, il tocco di Paudice, messa laterale in favore degli ospiti, la scodellata in area di rigore, la presa facile di Pizzella che va al rilancio proprio al limite dell'aria. Stranese domestica il pallone, poi Corcione, palla che passa nei pressi di Coiro senza che l'attaccante biancoverde intervenisse. Riparte la formazione di Iervese. Palmucci, D'Angelo, Marini, intervento di testa di Pastina, l'uscita di Cozzella, buoni ritmi sinora. Gioffre,
l'ultimo tocco è di un calciatore bianco-verde rimessa con le mani a beneficio del Pescara. Gargaro, Paudice, Paudice allo scambio con Coiro, cross in aria dove non ci sono maglie verdi, rimessa laterale ancora per il Pescara. Buono il dialogo tra Coiro e Paudice, rimessa con le mani in favore degli abruzzesi. Prova a ripartire l'Avellino, una serie di scambi, allontana il pallone Bregasi, spazza in fallo laterale Paolilli in maniera oratoriale. Cimmino con le mani, si lotta, insiste Garofalo, palla ancora allontanata, incorre Pasti nella sfera che la riallontana, il rimbalzo del pallone, D'Angelo all'indietro per Cozzella che la gira sulla sinistra per Gioffre, ancora Gioffre, è in agguato Coiro per l'Avellino, disimpegno un po' laborioso del Pescara che perde palla, Coiro, il sinistro di piatto di Stranese, palla che sibila al lato non di molto, occasione gol per l'Avellino al quarto di gioco, esterno il piatto sinistro di Stranese, brividi per Cozzella, rimasto immobile, la subitanea conclusione del numero 11 dell'Avellino. Gioco interrotto, il Pescara aveva perso palla nella fase di disimpegno difensivo e per poco non ne ha approfittato l'Avellino per sbloccare il risultato. Napoletano, riviene su di lui Corcione in maniera efficace, rimessa laterale per gli abruzzesi quando siamo al quinto minuto di gioco, 0-0 tra Avellino e Pescara. Poco fa il bel tiro di sinistro di Stranese da fuori aria che ha mandato il pallone non lontano dal palo destro della porta difesa da Cozzella. Una serie di spioventi in aria, si lotta, attenzione, ancora una serie di rimpalli aerei. Alla fine c'è rimessa laterale per il Pescara. Rimasto un calciatore bianco-verde al tappeto nel contrasto, trattasi di Paudice che si rialza prontamente. Sarà il Pescara a battere la rimessa laterale. Paolilli, ancora Paolilli, lancio in avanti, sfera irraggiungibile per Afri, rimessa con le mani stavolta in favore dell'Avellino. Pastina, il rimbalzo ha favorito per un attimo Coiro, ancora l'Avellino, manca il pallone Marini, poi però Garofalo non riesce a pervenire sulla sfera, palla irraggiungibile per il numero 10 bianco-verde, altro errore in fase di lancio da parte del Pescara, rimessa con le mani per l'Avellino. L'intervento di Capitan Farinelli non trova l'assistenza dei compagni. Ci riprova il Pescara che deve vendicare la sconfitta subita dall'Under 15 sempre qui a Prato La Serra per una rete a zero per mano dell'Avellino. Partita che si è disputata qualche ora prima di questa. Under 16, Under 15... viaggiano a braccetto per ciò che riguarda le giornate, per ciò che riguarda la composizione dei gironi. Intanto c'è corner per il Pescara, un calcio d'angolo regalato dagli avellinesi e agli avversari.
Ora il Pescara prova a replicare all'occasione capitata sui piedi di Scanese. E con la battuta del corner, palla in aria, Afri di testa e la sfera che sorvola la trasversale. Ma c'è stato un tocco di un calciatore bianco-verde. Ci sarà un altro calcio d'angolo per il team ospite. L'inzuccata di Afri è stata smorzata da un difensore dell'Avellino. Altro calcio d'angolo per la squadra bianca-azzurra. Il gioco è interrotto però perché il direttore di gara ha ravvisato scorrettezze nei contrasti e richiama l'attenzione dei contendenti. Con la battuta del calcio piazzato continuavano a guardarsi in Cagnesco, Sagna e Palmucci. Il contropiede dell'Avellino che viene fermato all'intervento di Gioffre. Gioco interrotto, inversione della rimessa laterale. Riparte il Pescara. Gargaro. Non poteva far di meglio Gargaro. Messa laterale ancora per il Pescara. Decimo del primo tempo. Sempre 0-0 tra Avellino e Pescara. Gara di recupero valida per il quindicesimo turno. Il campionato nazionale under 16 riservato a società di A e B, Pescara società di serie A, anche se rischia fortemente la retrocessione in serie B. L'incursione di Festa e il diagonale che si spegne al lato, chance anche per il Pescara, è uscito a liberarsi Festa dalla morsa dei difensori avversari. Ha liberato il destro, il diagonale però non è stato preciso. È pronto Pizzella ad andare al rilancio. Intervento di testa di un pescarese, altro intervento di testa stavolta di un calciatore in maglia verde. Napoletano entra in aria, il diagonale di Napoletano e palla che sfiora il palo sinistro della porta difesa da Pizzella. Doppia chance per il Pescara. Ora si contano più occasioni per gli abruzzesi che per gli irpini. Pescara ha già risposto due volte alla conclusione della lunga distanza dell'Avellinese e Stranese. Ora Paudice, deve ritornare in auge l'Avellino, Coiro. Paudice libero sulla sinistra e riceve puntualmente il numero 10 Garofalo che non si intende con Paudice. La presa bassa di Cozzella che serve Gioffre. Ecco Gioffre, lancio in avanti di Gioffre. Si disturbano due calciatori pescaresi, alla fine Festa porta il pallone sull'auto di sinistra. Il campo è finito però, ci sarà rimessa dal fondo per l'Avellino. Bravo Gargaro a contenere l'avanzata di Festa. Portiere Pizzella si appresta ad andare al rinvio. Si lotta Coiro. Palla un po' lunga per Stranese. Riecco il Pescara, una serie di scambi nello stretto,
Palmucci, Afri, quasi pensativo Afri, la distanza siderale, la chiusura di Cimmino, rimessa laterale in favore della squadra del Pescara. D'Angelo, ancora Pescara, Afri, su di lui Cimmino, ci sarà corner per il team ospite, sarà il terzo nel corso di questo primo tempo, che si appresta a segnare il quarto d'ora di gioco. Reti sempre inviolate qui a Prato La Serra. Con la battuta del calcio d'angolo, la traiettoria arcuata. Pizzella esita nell'uscita. Ha provato a colpire dalle retrovie Paolilli, che in tackle in scivolata non ha trovato il pallone. La palla si è spenta sul fondo. Insicuro nella circostanza Pizzella, rimasto inerte tra i pali. Il rilancio dello stesso portiere avellinese. Il rimpallo favorisce gli irpini. Si incarta Coiro. Duello in velocità, Afri Cimmino, di testa il calciatore di colore, si allunga il pallone, lo spedisce in fallo laterale, riparte l'Avellino, ecco Coiro, Paudice, lancio irraggiungibile per Strianese, vita facile per Cozzella, si riparte da Paolilli. Passaggio sanguinoso per Gioffre, ne approfitta ancora l'Avellino. Non passa Farinelli, di gran carriera Bratelli, napoletano, provvidenziale intervento in chiusura di Sagna, scatto di Garofalo alle calcagna Marini, Garofalo, ancora Garofalo, entra in area Garofalo, fa tutto da solo, poi serve Strianese. Assist smorzato, ora Afri per il Pescara, si distende la squadra abruzzese, ancora Afri con le lunghe leve, ora Napoletano, ci prova Napoletano dalla distanza, adesso Casoterra, conclusione telefonata, bloccato Pizzella in tutta sicurezza, va a rilancio il portiere avellinese, Coiro, sgambettato nettamente Coiro. Ci sarà richiamo verbale per l'autore del fallo. Trattasi del numero 5 D'Angelo. Sarà l'altro numero 5 Pastina a battere il calcio di punizione. Traiettoria lunga, Coiro controlla per un attimo di petto, poi l'impatto con la mano che induce il direttore di gara a ravvisare l'irregolarità e ad assegnare il calcio di punizione al Pescara. Pignolo e il signor Arena, editore del Greco, esige che il pallone venga piazzato sul punto esatto di battuta. Di testa la colpisce Sagna, palla ancora in area di rigore. Afri raggiunge il pallone, lo perde però. Rude intervento da parte di Garofalo sull'avversario. Calcio di punizione per il Pescara. Un intervento anche questo quasi da giallo. Sedicesimo, quasi diciassettesimo al nostro cronometro. Sempre 0-0. Travellino e Pescara, quando i pescaresi hanno questa opportunità su calcio piazzato. Dani, occhio alle spalle, Dani, occhio alle spalle. Sistema la barriera Pizzella. Con la battuta del calcio piazzato, il palo sul calcio di punizione. Pescara vicinissimo al gol dell'1-0 sugli sviluppi di un calcio di punizione.
Il battitore è Marini. La stella si è abbassata. Il palo ha salvato Pizzella dall'1-0. E intanto scaramucce in area di rigore tra contendenti. Rincorre la sfera Bregasi, la rimette dentro per la posizione irregolare di Festa. E dunque il palo colpito da Marini su calcio di punizione al 18° della prima frazione di gioco. La battuta di Pizzella che quasi scivola, la spizzata di Strianese che mette in movimento Garofalo. Duello con Marini, l'ultimo tocco dell'abruzzese, rimessa laterale in zona d'attacco per l'Avellino. Da uno sguardo alle panchine il signor Arena. Rimpallo, calcio di punizione per l'Avellino. Avanza Sagna. Occhio anche a Coiro. Calcio di punizione per il team di casa. Batterà Garofalo. Anche Afri a dar manforte ai difensori pescaresi. 21° Garofalo all'indietro per il numero 5 Pastina. Il cross non è un granché. Di testa Cimmino. Palla che comunque termina in fallo laterale. E svanisce questa opportunità per il team allenato da Dario Rocco. Una serie di rimpalli. Palmucci. Rimessa laterale in favore del Pescara. Guadagnato la rimessa laterale Napoletano per la formazione abruzzese. Stavolta la rimessa con le mani è per l'Avellino. Strianese, Farinelli, tiene palla a Farinelli, poi la perde. Gargaro a spazzare, può impostare la difesa pescarese. Il rimpallo che per poco non favorisce Coiro. In due tempi Cozzella, con qualche titubanza, se la cava il portiere del Pescara. Ora Bregasi, non proprio perfetti nei disimpegni i difensori pescaresi. Ora Corcione. Garofalo via in via con un guizzo a Marini che però lo rimonta. Alla fine Garofalo perde il controllo del pallone e regala un'altra rimessa laterale agli avversari. 22° sempre 0-0 qui a Pratola Serra tra Avellino e Pescara. Afri, fermato Afri nel tentativo di avanzata. Rimessa laterale ancora per il Pescara. Festa, lo scambio con Afri, la triangolazione con un altro compagno, dovrebbe trattarsi di Marini. Perde palla il Pescara, prova a ripartire l'Avellino, è fortunato Garofalo, Strianese, palla per Garofalo, la posizione irregolare del numero 10, che gioca con il polso sinistro bendato. Abbiamo subito dato un'occhiata al guardaline, gli è arrivata la segnalazione di offside sul passaggio in verticale di Strianese per Garofalo. Ecco la battuta del calcio di punizione. Festa, l'impatto di petto con il pallone. Il duello lo vincono gli avellinesi. Paudice. C'è Bratelli a lottare per il Pescara, perde palla pure Bratelli.
la verticalizzazione dei verdi. Gargaro, la posizione regolare di Stranese, si gira Stranese, palla in piena area, ha allontanato un giocatore del Pescara. Ora Corcione, prova ad insistere Caravellino, impreciso Corcione. Il fallo del numero 6 dell'Avellino sul centrocampista Palmucci. Calcio di punizione per gli ospiti. Ecco il Pescara. Ancora gli abruzzesi. Il rimpallo favorisce Bratelli. È libero e riceve sulla sinistra Gioffre. La deviazione in corner di Pizzella, che si è disteso ed ha evitato il peggio. Sull'azione insistita del Pescara, il sinistro in diagonale di Gioffre. La prontezza di riflessi di Pizzella, che è riuscito a deviare il pallone in calcio d'angolo. Quarto tiro dalla bandierina per il Pescara, ancora per una volta pericoloso. Ricordiamo che gli abruzzesi hanno colpito un palo sul calcio di punizione con Marini. Ancora Pescara, dalla distanza il destro di Bregasi. Conclusione innocua, quasi ciabattata. Rilancio di Pizzella. Afri. Ancora Afri, deve vedersela con Cimmino. Bregasi. D'Angelo. Paolilli. Gioffre vicino al gol dell'1-0. Il suo diagonale di sinistro ha impegnato severamente Pizzella. Rimessa laterale per l'Avellino. Molto molto più indietro rispetto a quanto intendeva fare Paudice. Pizzella. Passine impaurito, riesce comunque a servire un compagno. Anticipato Coiro. Bratelli. Festa. Il tocco di Festa. La palla che assume uno strano effetto. Lotta Atri. Insiste il Pescara. Ecco Napoletano. Ancora Napoletano. Pensa al tiro. È braccato. Bregasi, gioco di gambe dei biancazzurri, la conclusione dalla distanza da parte di Palmucci, se non andiamo errati. Attento Pizzella nella presa, ma è ancora la formazione di Iervese. Ancora Afri, Afri, Cimmino in scivolata a spedire il pallone in calcio d'angolo. No, è fallo laterale, chiedo scusa. Rimessa laterale, non calcio d'angolo per il Pescara. Cross basso. È pronto Pastina ad allontanare. Non riesce ad addomesticare la sfera Garofalo. Rimessa con le mani per la formazione biancazzurra, che non riesce a ripartire. Ma non lo fa nemmeno l'Avellino. Si sbaglia tantissimo ora Stranese tra le linee. Garofalo gioca quasi con la sua, la Garofalo. Non sappiamo cosa avesse in mente, cosa volesse fare. Il disappunto del pubblico biancoverde all'indirizzo del giovane calciatore dell'Avellino, classe 2001. Nella distinta dell'Avellino tutti i calciatori sono nati nell'anno 2001, c'è cioè qualche 2002 per il Pescara, ad esempio Napoletano, maglia numero 10, e Di Stefano numero 18, che però è in panchina. Altra rimessa laterale per la formazione ospite, pronto Gioffre. Palla allontanata, ricacciata via. Gioffre ancora per il Pescara. La serie di alzate a mezza altezza del pallone
insistenza di Strianese, intervento di D'Angelo giudicato regolare sul numero 11 dell'Avellino. L'arbitro era ben appostato, ha potuto giudicare. Altra rimessa laterale per la formazione di casa. 29esimo, ci apprestiamo alla mezz'ora di gioco, sempre 0-0, qualche occasione in più per il Pescara. Da segnalare ad esempio il calcio di punizione con cui Marini ha colpito il palo e il diagonale di sinistro con cui Gioffre ha chiamato la deviazione in corner. Pizzella. Per l'Avellino una conclusione dalla distanza di Strianese, non lontana dal palo. Ammonizione per il numero 6 biancoverde Corcione, prima ammonizione di questa partita, che cade alla mezz'ora esatta. Calcio di punizione per il Pescara. Paolilli, Gioffre, palla rilanciata in avanti, Gioffre però sarebbe portato il pallone al di là della riga laterale, ecco perché ci sarà rimessa con le mani ad appannaggio dei campani. Ecco Gargaro pronto a battere. Il cross al centro di Farinelli, dall'altra parte c'è Garofalo, attenzione, ancora Garofalo, una bocca alle finte del numero 10 Marini, alla fine Cozzella fa suo il pallone. Lascia risalire i suoi Cozzella. Il divio del portiere non è dei migliori, parla direttamente in faro laterale. Anticipato Coiro. Paolilli. Uscita di Pizzella che va subito al rilancio, ma è attento Marini. C'è Corcione per l'Avellino. Paolilli. Gioffre. Bratelli. Altra fuoriuscita della sfera, rimessa laterale in favore dei padroni di casa. Deciso Gargaro. Coiro. Farinelli. L'intervento di Paolilli ad allontanare. Paudice. Gargaro. Accelera Gargaro. Lo scambio con un compagno. Paudice per l'Avellino. Farinelli. Alza la testa Farinelli. Palla fin troppo leggibile per Marini. Fermato Afri. Riparte l'Avellino, non c'è un attimo di tregua. Ecco Garofalo. Strianese non riesce però a mantenere il pallone in campo. La sfera che schizza via sul fondo. Rimessa per il Pescara con Cozzella. D'Angelo in avanti. Bregasi. Ancora Bregasi, prova ad avanzare il numero 4, il fallo di mani commesso da Coiro, calcio di punizione per gli abruzzesi. 33, 0-0. Batterà il calcio di punizione il numero 6 Paolilli. Gioffre.
Gioffre colpisce alle spalle di Gargaro, se la cava l'Avellino, Paudice, una finezza che comporta un grosso rischio. Coiro non riesce a domesticare il pallone, ancora il Pescara, Festa non riesce a liberarsi dall'avversario, Festa che tenta un secondo dribbling, si gioca in un fazzoletto di campo, quanta confusione, allontana Sagna, si arrabbia mister Dario Rocco con i suoi. Alla fine c'è rimessa laterale per l'Avellino. Rimessa ancora per l'Avellino. Chiedeva un fallo ai suoi danni Garofalo. C'è comunque rimessa laterale per gli Irpini, Strianese. Garofalo prova a disorientare con una fila di corpo Marini. Intervento del numero 2 regolare secondo il direttore di gara. E Marini riesce anche a guadagnare una rimessa con le mani. Marini che ha colpito il legno sul calcio piazzato. Ecco il Pescara, lo scatto di Afri, l'intervento di Passina che gli sbarra la strada. Guadagna metri la formazione pescarese. Rimessa laterale battuta da Marini, palla per Afri, fronteggiato da Cimmino. Ultimo tocco del calciatore di colore. Rimessa con le mani in favore dei padroni di casa. Altra palla spedita in favore laterale. C'è stato un tocco di un calciatore pescarese sul rilancio di Corcione. Rimessa laterale per l'Avellino. Sfera nella metà campo abruzzese. Altra rimessa. Garofalo palesa la sua innocenza all'indirizzo di tutti nel duro contrasto con un calciatore avversario, il quale è rimasto al tappeto. Ancora Garofalo, ennesimo duello con Marini, e il biancoverde a commettere fallo, calcio di punizione per il Pescara. Batte D'Angelo, il calcio di punizione, il capitano del Pescara. Festa, fermato Cimmino. Ancora Avellino. Scambio in velocità che viene interrotto dall'intervento dell'onnipresente Marini. Bregasi. Bratelli. La sovrapposizione di Gioffre, palla ancora allontanata dall'Avellino. Coiro, lotta Coiro, alla meglio stimato che uscisse fuori dal rettangolo di gioco. Ecco Afri, Bratelli, accelera Bratelli, siamo in aria, il cross dalla destra, non ci arriva nessuno del Pescara su quel pallone. C'è stata una deviazione, a nostro avviso, ci sarà calcio d'angolo per il Pescara, l'ennesimo di questo primo tempo. Se noi andiamo errati siamo a quota 6. Siamo in chiusura di frazione. Reti inviolate qui a Prato La Serra. Nel frattempo il Pescara batte un calcio d'angolo. Ecco il corner, la spizzata di testa di un calciatore pescarese, dovrebbe trattarsi del capitano, se non andiamo errati, vediamo, sì, è D'Angelo che l'ha girata di testa, non ha trovato però lo specchio della porta, non c'è stato un contatto pieno, robusto con il pallone. Rilancio di Pizzella. Di testa colpisce Paudice, deve impegnarsi ad evitare la rimessa laterale, Gargaro ci riesce, ecco Paudice.
Pavlice rischia di perdere il pallone. Gargaro allontana Sagna, Coiro in posizione regolare, però non trova più il pallone. Ecco lo spiovente, Strianese lotta con D'Angelo, Strianese di testa, riesce ad allungare per Garofalo. Avellino ora manovra sulla fascia sinistra, ancora Garofalo, si scontra con un avversario, Paudice di destro, arpiona, uncina quella sfera e non trova la porta. Buona opportunità anche per l'Avellino. Scocca il 40° al nostro cronometro. Ancora problemi alle scarpe per Coiro. Sbaglia il Pescara, Strianese. Vediamo se l'Avellino ne approfitta. La conclusione di Strianese ed è una rete da Cineteca. Il destro di Strianese, sorpreso Cozzella. Avellino in vantaggio. Che gol di Strianese. Una rete stupenda. L'attaccante ha sfruttato al meglio l'errore in fase, ennesimo errore in fase di disimpegno del Pescara, ed ha mirato il 7. Nulla da fare per Cozzella. Avellino in vantaggio. Strianese aveva già sfiorato la rete all'alba del match di sinistro. Il pallone era terminato a lato non di molto. Ammonito Strianese. Secondo giallo per i calciatori dell'Avellino. Non sappiamo cosa abbia indotto il direttore di gara ad estrarre il cartellino giallo, perché Strianese la maglia da tosso non se l'è tolta, quindi ignoriamo i perché del giallo. Termina qui il primo tempo, l'Avellino è in vantaggio per una rete a zero. Decide il match la splendida rete di Strianese. Intanto un calciatore bianco-verde è rimasto al tappeto. Dovrebbe trattarsi di Pastina. Mentre i calciatori si avviano negli spogliatoi, il calciatore bianco-verde resta seduto sul sintetico, soccorso dal suo massaggiatore. Dunque si va all'intervallo con l'Avellino in vantaggio sul Pescara per una rete a zero. Decide lo splendido gol di Strianese. Risentirci per il commento del secondo tempo. Amici sportivi, alla visione ancora immagini dall'impianto sportivo posto di Prato La Serra. Sta per iniziare il secondo tempo della partita di calcio che vede contrapposte Avellino e Pescara, match valido per la 15ª giornata del campionato nazionale Under 16, riservato alle società di Serie A e di Serie B. La splendida rete dell'avellinese Strianese proprio in chiusura di frazione vede l'Avellino in vantaggio, consente all'Avellino di essere in vantaggio sul Pescara per una rete a zero. Dunque la rete splendida del numero 11 dell'Avellino ha portato in vantaggio i suoi proprio in chiusura di frazione. Passiamo subito alla rilettura delle distinte. Il Pescara nel corso di questa ripresa ha già effettuato un paio di cambi, è entrato in campo ad esempio il numero 16 Picozzi. Dunque l'Avellino, Pizzella tra i pali numero 1, 2 Gargaro, 3 Cimino, 4 Sagna, 5 Pastina, 6 Corcione, 7 Paudice, 8 Farinelli, 9 Coiro, 10 Garofalo, 11 Strianese. In panchina Pone, Noviello, Caputo, Pacilli, Calise, Caso, Sabatino, Ferraro e La Monica. Allenatore signor Dario Rocco. Il Pescara risponde con Cozzella, Marini, Gioffre, Bregasi, D'Angelo, Paolilli, Afri, Palmucci, Festa, Napoletano e Bratelli. In panchina Dilario, Mennillo, Malandra, Di Nicola, Picozzi, De Luca e De Stefano.
allena Pierluigi Iervese. L'arbitro è il signor Arena di Torre del Greco, coadiuvato dai signori Passero e De Rosa, appartenenti alla sezione di Salerno. Il Pescara colpito sul gong. La formazione abruzzese pure aveva creato qualche buona occasione. Si ricorda ad esempio il palo sul calcio di punizione colpito da Marini, il diagonale di Gioffre che ha richiamato ad un duro intervento Pizzella. Poi la rete di Strianese, splendida, palla indirizzata nel set alla sinistra di Cozzella. Strianese che ha sfruttato l'ennesimo errore in disimpegno del Pescara. Strianese che pure era andato vicino alla segnatura in apertura di partita con un sinistro che è terminato non molto distante dal palo destro della porta difesa da Cozzella. Ora Afri, ancora Pescara, comunque la partita resta gradevole. Va giù Bratelli, lascia correre l'arbitro. Ecco l'Avellino con Gargaro. Ancora Gargaro accelera, entra in aria Gargaro. È un cost to cost quello del biancoverde. Garofalo ha perso l'attimo. Garofalo traversa Coiro. Si salva Cozzella. Occasionissima per l'Avellino per raddoppiare. Ora Afri, si distende il Pescara. È un secondo tempo che promette scintille. Ecco Picozzi. Il pallone è fuori dall'area di rigore. Picozzi. Sempre Pescara. Picozzi va al cross, palla respinta. È stato colpito in pieno volto Cimmino. La grande cavalcata di Gargaro, la conclusione di Garofalo, la palla che è terminata sotto la traversa e rientrata in campo sul tapin di Coiro. Cozzella con un riflesso è riuscito a respingere il pallone e a salvare la sua squadra dal 2-0. Pescara dunque che resta in partita. Bregasi, Picozzi, rimessa laterale per l'Avellino, non preciso il Pescara in questa circostanza. Cercheremo di capire Picozzi al posto di chi sia entrato. Pastina, ancora Avellino, è in posizione regolare Garofalo. Garofalo, la conclusione di destro, palla a giro. La squadra che si è progressivamente allargata. E si è allontanata dalla porta. È pronto a rilancio Cozzella, bravo a far muro sul tocco ravvicinato di Coiro. Cozzella che era stato salvato dalla traversa sulla conclusione di Garofalo. E l'Avellino che pareggia il conto dei legni. Sono i due calciatori che stanno combattendo per aver colpito i legni. Il palo di Marini sul calcio di punizione, la traversa qualche istante fa di Garofalo nell'occasione che ha portato l'Avellino vicino al raddoppio. Con le mani Marini. Ancora l'Avellino. Bregasi. Picozzi. Bratelli. Rimessa laterale per l'Avellino. Dovrebbe essere uscito Napoletano per il Pescara. Dunque Picozzi al posto di Napoletano. Pizzella, Pastina, Cimmino,
Ancora Cimino, servito da Stranese, autore del gol che sta decidendo il match. Garofalo, il palleggio di Garofalo, allontana D'Angelo, palla per Afri, va giù Afri, subisce fallo il calciatore del Pescara. La scorrettezza commessa da un calciatore dell'Avellino, trattasi di una circostanza di Corcione, incorre il pallone Gargaro, opta per la rimessa dal fondo. Con tutta calma Pizzella va a raccogliere il pallone, ovviamente ha tutto l'interesse a lasciare trascorrere secondi preziosi. È pronto l'estremo difensore biancoverde ad andare al rilancio. Quando siamo a settimo della ripresa, 1-0 per l'Avellino. Il gol di Stranese decide il match. Una rete siglata negli istanti finali del primo tempo. Con le mani Gargaro. Ancora l'Avellino con Corcione. Prova a cambiare sulla sinistra per Garofalo. Ecco Garofalo, si sovrappone Cimino, ignorato. Garofalo vuol fare tutto da solo. Ancora Garofalo, va giù all'atto del suo ingresso in area. Non c'è nemmeno calcio di punizione. Ora Festa, non lo molla D'Angelo. Anzi no, chiedo scusa, Pastina. Marini. D'Angelo, Gioffre, Afri, intervento di Corcione, rimessa laterale per il Pescara. A differenza del campionato nazionale under 15, nel campionato nazionale under 16 il tempo regolamentare di una singola frazione ha la durata di 40 minuti. Colpisce di testa Sagna, insiste il Pescara, che poco fa ha rischiato il secondo capitombolo. Ora Bregasi, l'apertura di Bregasi, legge bene la traiettoria Cimino, ma insiste la formazione abruzzese. Corcione, Cimino, allarga sulla sinistra per Garofalo, si interstardisce fin troppo Garofalo nel dribbling, nel tenere palla. Bretelli, conclusione debole, chiede una deviazione che non c'è, ci sarà rimessa dal fondo sempre per l'Avellino. Lo sguardo, le occhiate del direttore di gara all'indirizzo del portiere dell'Avellino. Ora Paolilli. D'Angelo. Ecco il capitano pescarese, l'appoggio sulla destra per Marini. Di sinistro, in maniera immediata. Allontanato Sagna per l'Avellino. Non si intendono Corcione e Farinelli. Ma l'Avellino rimane in possesso palla, accede la Paudice, si ferma, c'è la sovrapposizione sulla destra di Gargaro, palla irraggiungibile per il numero 2, rimessa laterale per il Pescara. Mezz'ora alla fine di questa partita, 1-0 per l'Avellino, decide Stranese. Picozzi, Bregasi, Gioffre, anticipato Afri da Gargaro, palla al di là del perimetro e l'impianto sportivo di Padova Serra, rimessa per il Pescara. Paolilli, D'Angelo prova a portare il pressing Stranese, azione di disturbo sul portiere che riesce a servire D'Angelo. Paolilli di testa, Sagna in qualche modo riesce
a far prevenire il pallone al suo portiere. Rilancio di Pezzella, palla in foul laterale. Ritmi che si stanno un po' abbassando ora, ma ovviamente è una situazione che favorisce, che sorride l'Avellino, che è in vantaggio. È il Pescara che è chiamato a sveltire i tempi, che è chiamato a recuperare nel punteggio. Lotta Coiro. Ancora il Pescara. Strianese, ruba palla all'Avellino. Cimino avanza, accelera, ecco Cimino. Riesce a raggiungere sul pallone, quel pallone Strianese. Cozzella, serve Gioffre. Avanza Gioffre. Afri. Si accentra Afri. Porta palla. Palmucci. Gioffre. Il cross di Gioffre. Ha mancato il pallone. Un calciatore del Pescara. La conclusione smorzata di Bregasi. Ora Palmucci. La chiusura di Cimino. Cimino ha anticipato Marini. Pescara, Palmucci di destra, palla alta. Un rimpallo ha tradito i calciatori biancoverdi. Palmucci però non ha sfruttato al meglio l'opportunità. La sua conclusione è terminata alta. 13esimo, 1-0 per l'Avellino. Rilancio Pizzella. Scorrettezza di Strianese, calcio di punizione per il Pescara. Batte D'Angelo. Bregasi. Gioffre. Afri. Si verticalizza sul versante di sinistra. Si accentra per l'ennesima volta Afri. Le finte del calciatore di colore. Ancora Afri. Poi serve il numero 11 Bratelli, il cross di Bratelli, ribadisce in aria Picozzi, dalla distanza ci prova Bregasi. Ci sarà rimessa dal fondo, il destro violento di Bregasi che non ha centrato il bersaglio. Poi ci sono state le proteste vane, inutili, dei pescaresi all'indirizzo del direttore di gara, chiedevano il calcio d'angolo. L'arbitro e il suo assistente sono stati di diverso avviso. Ora calcio di punizione per l'Avellino. Ci apprestiamo al quarto d'ora di gioco della ripresa. L'Avellino avanti per 1-0. Coiro difende palla, si gira. La conclusione di Coiro, un'altra rete stupenda, 2-0 per l'Avellino, il raddoppio di Coiro al 15esimo della ripresa. Si è girato nello stretto, appena ha intravisto lo spazio per calciare non ci ha pensato su, eppure questo pallone è stato indirizzato nel 7. Due reti dell'Avellino, due reti di pregevole fattura. Il raddoppio di Coiro al 15esimo. Pescara tramortito. Raddoppia Coiro, ora 2-0, doppio vantaggio per gli irpini. Paolo Lilli, la reazione del Pescara che ora deve rientrare in partita, in fuorigioco. Il numero 9 Festa che pure ha calciato ed ha francobollato la traversa. Sembrava sfiduciato Coiro nel contrasto con gli avversari, invece ha trovato
la lucidità necessaria, il guizzo vincente per freddare Cozzella. La palla che si è abbassata nel 7. Forse c'è stato un tocco anche di Cozzella. Ancora Pescara, Palmucci, Bregasi, Afri, il pallone filtra, ma c'è Pizzella pronto a raccoglierlo. Pizzella, rilancio, ecco lo spiovente, Garofalo, e indietro per Cimmino. Ora manca solo Garofalo all'appello con il gol, segnerebbe gli avanti di Dario Rocco. Avrebbero tutti e tre centrato il bersaglio, trovato la via della rete. Il fallo di D'Angelo su Garofalo, non viene ammonito D'Angelo. Calcio di punizione comunque per l'Avellino, che ha un'altra opportunità. La squadra di Dario Rocco vuole arrotondare il punteggio, che vive sulle ali dell'entusiasmo scaturente dalla bella vittoria di qualche giorno fa sul Crotone, sempre qui a Prato La Sera, per 3-0. Netti miglioramenti dell'Under 16 rispetto proprio all'inizio di stagione. Manca il pallone Sagna, che è pure il corazziere della squadra, se così possiamo dire, tra i più alti per ciò che riguarda la statura. Non ha trovato il pallone numero 4 per la zuccata vincente. Bregasi, Afri, Bratelli, rischia Marini, Garofalo ruba palla in modo regolare, ancora Garofalo, avanza Garofalo, entra in aria, va giù, rimessa dal fondo. Pronto un cambio per il Pescara, corre ai ripari per Luigi Iervese nel tentativo di raddrizzare le sorti di questa partita, che vede gli abruzzesi soccombere per 2-0, fuori Marini e Bratelli. Entra intanto il numero 14 Malandra. L'altro dovrebbe essere il numero 18 Di Stefano. Doppio cambio per Pierluigi Iervese. Cozzella rilancio. Ecco Malandra che di testa tocca il suo primo pallone. Garofalo. Picozzi all'indietro per Cozzella. Paolilli. Picozzi. Malandra. Afri, che ora agisce sulla destra. Ancora Afri. Non riesce a triangolazione ai pescaresi. Strianese aveva provato a lanciare al volo Coiro, non c'è riuscito. Riparte il Pescara. Picozzi, Gioffre, viene fermato un calciatore del Pescara da Farinelli, che lotta. Rimessa abruzzese, 2-0 per l'Avellino. Per gli Irpini in rete Strianese e Coiro, ed è proprio Strianese che dà il 5 al compagno di reparto. I due marcatori si sono salutati, Strianese abbandona
il rettangolo di gioco al suo posto numero 15 Pacilli. Bregasi, lancio in avanti, Sagna lascia scorrere il pallone sul fondo, bene così per l'Avellino. Il tempo scorre, male per il Pescara. 21esimo, siamo a metà, secondo tempo. Doppio vantaggio dunque per l'Avellino. Il prossimo turno prevede il seguente carnè: Ascoli Salernitana, Bari Perugia, Benevento Frosinone, Crotone Palermo, Latina Avellino, Napoli Pescara e Ternana Roma. Ecco Malandra, accelera Malandra, temporeggio, ancora Malandra che porta palla, cede nello stretto ad Afri, ancora Afri che si accentra. Si chiudono le maglie biancoverdi, riparte l'Avellino con Luciano Garofalo, accelera Garofalo, non si lascia superare D'Angelo che in maniera regolare ferma l'avversario. Bregasi, Gioffre, ancora Gioffre, Garofalo arriva prima di Malandra sul pallone, abbastanza fermo Malandra. Pizzella spedisce il pallone in quasi in tribuna. Rimessa laterale per il Pescara, che è sotto di due reti. Malandra, Afri, scorre il pallone, il cross del calciatore di colore, la spizzata di Sagna, deve rincorrere la sfera Picozzi, la mantiene buona Picozzi, non lo molla Gargaro, Picozzi porta palla, lotta Picozzi, va giù sotto gli occhi del direttore di gara che lascia correre. Riparte l'Avellino, occhio a Garofalo sulla sinistra che è libero, viene servito però Coiro, anticipato a sua volta da Paolilli. Rimessa laterale per i padroni di casa che possono rifiatare, che possono far trascorrere il tempo. Sempre 2-0 per l'Avellino, 24esimo. Ecco Paudice, perde palla Paudice nel contrasto con gli avversari, prova a ripartire il Pescara, tentativo fallito, c'è Pacilli per l'Avellino. Farinelli, il capitano biancoverde, fermato anche Farinelli. Gargaro perde il contrasto, il fallo di Pacilli ai danni dell'avversario, calcio di punizione per gli abruzzesi. Paolilli, appoggio per D'Angelo, il lungo lancio di D'Angelo, Afri perviene sulla sfera, si è aiutato con la mano Afri, calcio di punizione per l'Avellino, nemmeno protesta Afri, con calma Pizzella si appresta a battere il calcio di punizione, in invio di destro del portiere dell'Avellino, bravo sul diagonale di Gioffre nel corso della prima frazione di gioco quando si era ancora sullo 0-0. Paolilli, intervento di Sagna, Farinelli, Coiro, autore della rete del raddoppio, perde palla Coiro, diviene fallosamente sull'avversario, ci sarà giallo per l'attaccante biancoverde. Anche Coiro termina sul taccuino dei cattivi, siamo al terzo giallo di partita, tutti e tre all'indirizzo di calciatori irpini, Coiro si aggiunge a Corcione e Stranese. Ora il Pescara che deve rientrare in partita. Paolilli, Gioffre,
l'ultimo tocco è di un bianco-verde, rimessa laterale per il Pescara. Palmucci perde palla, riparte l'Avellino, riceve sulla sinistra Garofalo, deve indietreggiare, porta palla ancora a Garofalo, calcio di punizione per l'Avellino. Ha subito fallo Garofalo, è vero, però ha il difetto di portare un po' troppo palla, ecco. Dovrebbe essere un pizzico più altruista. Calcio di punizione intanto per l'Avellino. Batte Pastina, l'appoggio proprio per Garofalo. Gli si fa incontro Afri. Rimessa laterale per i campani. Si tocca la coscia Afri. Una serie di contrasti. Alla fine allontana Afri. Di testa colpisce Gargaro. Ha evitato, no, il fallo laterale. Rimessa con le mani per il Pescara. Ancora Bregasi. Quasi si addormenta Bregasi. Quasi Farinelli gli porta via il pallone. Pescara in possesso palla. Paolilli. Di testa svetta Corcione. Picozzi. Intervento falloso di Farinelli. Punizione per il Pescara. Non è riuscito ad arrestare la sua corsa, ad arrestare l'impeto Farinelli. Piazzato per il Pescara. E ci prova ancora Festa, si gira. Fuori gioco di rientro. Segnalato l'attaccante pescarese. Calcio di punizione per l'Avellino. Quando mancano 120 secondi alla mezz'ora di gioco. L'Avellino conduce per 2-0 sul Pescara. Nella gara di recupero della 15ª giornata del campionato nazionale Under 16, riservato a società di Serie A e di Serie B. Paolilli aggira Coilo. Gli applausi del pubblico avellinese, l'indirizzo di Paolilli che si è reso conto che Paudice non sta facendo scena. Si rialza Paudice. La palla ovviamente sarà restituita agli avversari. Anche se il fallo laterale avrebbe dovuto essere battuto dall'Avellino. Bregasi, Paolilli, fallo di Sagna sul numero 8 Palmucci, calcio di punizione per il Pescara, rientra in campo Paudice, ristabilita la parità numerica sul rettangolo di gioco. Opportunità per il Pescara ora di accorciare le distanze, di riaprire il match e di rendere più effervescente la fase finale di questa partita. Calcio di punizione ora. Si piazza al centro della porta Pizzella. Trentesimo del secondo tempo, la battuta del calcio di punizione, palla alta. Nessun problema per Pizzella sul calcio piazzato, battuto da Di Stefano. Sbaglia l'Avellino, prova ad approfittarne il Pescara, rimedia Corcione per i Lupi di Irpinia. Paudice, ancora Paudice che supera in bello stile Picozzi, tiene palla il numero 7, resiste ad attacchi degli avversari, poi
finisce con l'allungarsi il pallone. Bregasi, il rimpallo lo favorisce, sfera allontanata, Festa prova a controllare quel pallone, non ci riesce. Ancora Lavellino, innescato Coiro, duello spalla a spalla con Paolilli, ancora Coiro, ecco Coiro che ha la necessità di girarsi, ignora il vicino Paudice, alla fine porta a casa il massimo, il calcio d'angolo. 31esimo del secondo tempo, corner per la formazione di casa che vuole la rete del 3-0, che vuole dare il colpo di grazia agli avversari ed evitare eventuali sofferenze nel finale di partita. Gol 3-0 per l'Avellino. Dovrebbe esserci stata una deviazione di un calciatore pescarese. 3-0 per l'Avellino al 32esimo. Tripica la formazione di Dario Rocco. 6 reti in pochi giorni, 3 al Crotone, 3 quest'oggi. Dunque l'Avellino che dilaga, che scaripa. C'è stata una torete a nostro avviso sul calcio d'angolo battuto da Pastina. Non siamo riusciti a capire chi fosse il calciatore pescarese autore della beffarda deviazione che ha messo fuori casa causa Cozzella sul corner battuto da Pastina. 3-0 per l'Avellino che gioca sul velluto, ma sempre peggio al Pescara. Tiro dalla bandierina per gli abruzzesi. La squadra di Rocco ha praticamente, ha di fatto archiviato la pratica, la presa sicura di Pizzella che guadagna la sua reazione d'applausi. Certo che per quanto visto nel corso del primo tempo nulla lasciava presagire tale epilogo, che il vantaggio avellinese fosse meritato, questo sì, ma che il Pescara crollasse in questo modo nella ripresa nessuno se l'immaginava, perché raramente, a dispetto dei primi 40 minuti, la formazione biancazzurra si è resa pericolosa. Evidentemente la rete subita da Strianese negli ultimissimi secondi del primo tempo è stata una mazzata sul morale dei calciatori d'Abruzzo. C'è rimessa dal fondo, 34esimo, 6 minuti e poco più al triplice fischio. Va a rilancio Pizzella, non trova il pallone con la testa Garofalo, si impegna a Coiro, ma la palla è uscita. Rimessa laterale per il Pescara. La classifica vede la Roma in testa a 49 punti, Napoli 41, Benevento 34, Ascoli 27, Palermo 26, con Frosinone e Perugia, poi Pescara 25, Ternana 24, Latina 23, Bari 20, Salernitana 16, Crotone 14, L'Avellino, possiamo dirlo, balza a 13 perché prima del fischio d'inizio in classifica aveva 10 punti, va a 13, resta sì ultimo in classifica ma avvicina il Crotone che è avanti di una sola lunghezza. Avellino che nel prossimo turno di campionato farà visita alla Latina e il Pescara invece farà visita al Napoli.
altri cambi per il Pescara, ma non c'è più storia. Melino è in pieno controllo del match. Altra sostituzione per i biancoverdi. Fuori Corcione. Dentro Calise. Si può riprendere. Cimmino. Coiro. Pacilli. L'Avellino dunque che avvicina il Crotone a 14 e la Salernitana a 16. Ricordiamo che nella fase discendente del campionato l'Avellino riceverà in casa sia il Benevento che la Salernitana. Afri lotta, viene fermato, messa laterale per il Pescara. Di Nicola. Gioffre, lancio impreciso. Sagna per l'Avellino, all'indietro per Pizzella. Paolilli, tra i pochi rimasti in campo per ciò che riguarda la formazione titolare schierata quest'oggi a Prato La Serra da Pierluigi Ervese. Paolilli ancora intercetta. Malandra sul pallone, ancora Palmucci, Di Nicola, Palmucci, lotta Palmucci, si libera dell'avversario. De Luca, fermato De Luca, messa laterale per il Pescara che avanza con la forza dell'orgoglio, tentativo di segnare almeno una rete che renda meno pesante il passivo. Calcio di punizione per l'Avellino quando sta per scoccare il 40° al nostro cronometro. Siamo ai titoli di coda di questa partita che vede l'Avellino in vantaggio per 3-0 sul Pescara. La squadra di Dario Rocco sta replicando nel punteggio la vittoria ottenuta qualche giorno fa sul Crotone. E Avellino Under 16 che completa la festa biancoverde quest'oggi a Prato La Serra nella gara che ha anticipato questa partita. Anche l'Under 15 è riuscita ad avere la meglio sui pari del Pescara per 2-1. Con le mani Cimmino, appoggio per Garofalo, messo giù Garofalo. Alla fine il signor Arena di Torre del Greco assegna il calcio di punizione al Pescara. L'appoggio di Mennillo a Gioffre. Di Nicola. Avanza il Pescara con Palmucci. Siamo già nella fase di recupero. Afri entra in aria, quasi sgambettato, rimane in piedi Afri. Altra rimessa con le mani in favore dei pescaresi. Si attende solo il triplice fischio dell'arbitro. Sagni allontana.
Garofalo prova a lanciare Coiro, il duello con D'Angelo, c'è rimessa per il Pescara. Dicevo che l'Avellino di Dario Rocco è migliorato tantissimo nella tenuta atletica, nella tenuta tattica, non è più quella squadra materasso di inizio campionato. Resta però ultima in classifica perché deve recuperare terreno. Se non altro c'è questo piccolo stimolo per i biancoverdi, ossia quello di evitare il ruolo di indossare l'abito di Cenerentola del girone. Il Crotone è avanti di suo punto, la Salernitana di 3, con la Salernitana che dovrà giocare qui il derby di ritorno, che cadrà il prossimo 19 marzo. Siamo 2 minuti oltre l'80esimo. Ricordiamo che la frazione del campionato Under 16 dura 40 minuti. Ormai è un match che non ha più nulla da dire. Con le mani Gargaro, palla intercettata dai pescaresi, la ruba però Paudice, fermato Paudice, Pacilli, Calise, Cimmino, non riesce a filtrare con quel pallone, se la ricaccia in avanti, non la tocca Coiro, Calise ancora che avanza, Coiro è in aria, Coiro sterza, Coiro poi viene rimontato da Malandra. Non c'è tempo per battere il calcio d'angolo, triplice fischio, l'Avellino batte il Pescara per 3-0 e c'entra la seconda vittoria in campionato in pochi giorni. Con lo stesso risultato gli uomini di Dario Rocco avevano battuto pochi giorni fa il Crotone per 3-0. Concede il bis la formazione irpina battendo con l'identico punteggio il Pescara a Prato la Serra. Dall'impianto posto del comune irpino è tutto, Mimmo Ascolese al commento, Alfonso Iannone alla telecamera. Vi lasciamo all'esultanza dei calciatori biancoverdi, a risentirci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV.